Shooting Museum è un progetto innovativo che valorizza il ruolo attivo dei giovanissimi nella promozione dei beni culturali che impreziosiscono la città di Bologna. Si richiederà lo sviluppo di una campagna pubblicitaria per promuovere e pubblicizzare l'istituzione culturale prescelta, che è il Museo Civico Medievale. I protagonisti principali sono i ragazzi della Scuola Media Farini, non solo come creativi, ma come veri e propri testimonial e promotori dell'iniziativa. In questo percorso è stata fondamentale la collaborazione con l'agenzia di comunicazione Callisto 204, che ha avuto il compito di introdurre i ragazzi nel mondo della pubblicità e di metterli in grado di esprimere efficacemente i loro spunti creativi. La finalità generale del progetto era quella di offrire un approccio allo studio del passato con un'ottica e un'intenzione attuale, rendendo gli alunni non solo destinatari di una comunicazione culturale, ma protagonisti essi stessi di questa comunicazione. Il progetto si è sviluppato a tappe successive nell'arco dell'intero anno scolastico, partendo dall'approfondimento dello studio del linguaggio della pubblicità, proseguendo con la conoscenza approfondita dei materiali contenuti nel museo e concludendo con la produzione di un manifesto pubblicitario. Il progetto ha scelto come contenuti specifici la figura e le caratteristiche del cavaliere e della dama medievali, con particolare riferimento rispettivamente alle armi e agli abiti. Gli alunni si sono lasciati coinvolgere facilmente nel percorso, dimostrando gradimento per la proposta, buona partecipazione in tutte le fasi del progetto e notevoli doti creative. Ciao, sono Viola della Scuola Media Farini. Io ho ideato il logo e mi è venuta in mente questa idea perché la S richiama il serpente, che è un simbolo tipico medievale, e la M sembra quasi un merlo di un castello, e poi questa forma sembra quasi metà cuore. Le attività sono state in grado di promuovere la partecipazione di tutti gli alunni, anche di quelli normalmente più in difficoltà o poco interessati. Soprattutto le attività laboratoriali pratiche hanno incontrato l'entusiasmo dei ragazzi. Tutti gli alunni hanno apprezzato l'approccio più libero e creativo ai contenuti culturali del museo, che peraltro conoscevano già, e in particolare è stato stimolante l'incontro con operatori professionisti del mondo della comunicazione, con cui i ragazzi sono costantemente in contatto, ma di cui non conoscono a fondo le logiche e le modalità comunicative.